la toponomastica, cioè il nome di un luogo, a volte ci dice già qualcosa del luogo, ok? A Villaricca c'è un posto che viene chiamato Abbascecatast, che evidentemente sta a indicare, come dire, una caratterizzazione di quel luogo, ok? E lì, quando si entrava in Panicocoli, si trovava questa scritta che adesso mi legge sempre il nostro amico Angelo. Angelo. Allora, uno arrivava qui a Villaricca e leggeva. Vai. Comune di Papi. Gli altri sono in silenzio, ascoltano. È vero? È vero? Gli altri sono in silenzio, ascoltano con curiosità reverenziale. Prego. Comune di Panicocoli, circondario di Giugliano, collegio elettorale, Stella, distretto di Casoria, provincia di Napoli. Ok, quindi praticamente si arrivava a Villaricca, si arrivava a Panicocoli, non a Villaricca, fino al 1873. Ma visto che è raro immaginarsi che a un certo punto un paese praticamente cambia nome. Ma perché ha cambiato nome Villaricca? E adesso ve lo dico leggendovi una cosa che ci offenderà, però ci incuriosirà moltissimo. Qui ho portato una serie di libri. Uno di questi, inquadriamolo. Guardatelo bene. Questo libro, ok? Molti a Villaricca non lo sanno, ma è un libro che a Napoli trovate dappertutto, ok? Va bene? Addirittura il grande Antonio De Curtis ci ha fatto un film. A Napoli spesso parlano Rigavallo Monsignor Perrel, ok? Rigavallo Monsignor, va bene? E tra le altre cose anche Beppe Barra, grande, diciamo, attore, cantante, artista napoletano, ha fatto una serie di spettacoli e uno dei suoi cavalli di battaglia è proprio quello sul Monsignor Perrelli. Perché? Che cosa è successo? A partire dal 1750 si è consolidata a Napoli un'idea terribile, ok? Che, cioè, Panicocoli fosse un paese un poco particolare. Sentite questa lettura con molta attenzione. Un attimo solo.